Slalom di Luzzi, abbiamo un ritorno, Andrea Sica alla 1150, giusto? Com'è stato questo ritorno? Diciamo che è stato un impatto, diciamo, particolare, questo di oggi, ritorno, insomma, alle 1150 dopo aver fatto qualche stagione con le 1004, insomma, anziché andare avanti siamo andati indietro, però sono soddisfattissimo di come è andata anche oggi la gara, purtroppo per Giacomino che ha avuto delle noie tecniche, però insomma, per quanto mi riguarda mi posso ritenere più che soddisfatto. Bene, tu sei sempre sorridente, e sempre di più. Oggi stasera pago io. Bene. Stasera pago io. Mi dispiace che Giacomo si è fermato per noie tecniche, ma non è potuto stare qua con noi a battagliare. Poi c'è Totò che bagiona a Totò Lipari. A casa, torna presto. Totò, muovati! Sono tornato per Mazzoliani. Lo senti? Ti devi muovere. Bene, abbracciamo Totò Lipari e complimenti a tutte e tre, anche a chi si è fermato per noie tecniche. Va bene? Okay. Grazie. Grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti. Domenico che mi cura la macchina, alla mia ragazza, a papà che è qua e a mamma che oggi non è potuta venire. Ci vediamo a Gambaria. Okay. Io ringrazio la mia famiglia, mia moglie Hilde, mio figlio Miki, mia mamma, mia sorella e tutti quelli che mi seguono da tutta Italia, grazie. RS 1150, terzo classificato del Cosenza Corse, Giacomo Fusto. Secondo classificato, sempre del Cosenza Corse, un ritorno alla 1150, Andrea Sica. Come si vede che è di casa. Primo classificato, anch'esso del Cosenza Corse, Salvatore De Sensi. Signori, questa è la RS 1150. Grazie.